Ciao ragazzi, nuovo video in cui rispondo ad alcune domande, in particolare ad una che sicuramente avrete visto dal titolo, che riguarda le sostituzioni dei docenti curricolari da parte dei docenti di sostegno. Inizio da altre cose che mi sono state chieste, che sono comunque delle domande frequenti, quindi ho deciso di rispondere in un video. Allora, prima domanda. Ciao Kate, ma la scelta primaria infanzia è irreversibile? Posso fare il concorso per entrambi e poi scegliere? Allora, iniziamo col dire che se ti laurei in scienze della formazione primaria hai la doppia possibilità, la doppia abilitazione. Quindi puoi scegliere successivamente. In un primo step, per quale ordine scolastico inserirti in GPS? In un secondo step, poi quando verranno banditi i concorsi, potrai decidere per quale ordine di scuola concorrere anche per entrambi, ovviamente. Le date sono diverse per primaria e infanzia, quindi puoi sostenere il concorso in doppia, cioè concorso doppio. Sostanzialmente, poi, però, una volta che vincerai, mettiamo caso che tu vinca in entrambi gli ordini, ad un certo punto una scelta dovrai farla. Ti dico che non sempre le regioni bandiscono concorsi per entrambi gli ordini. Per esempio, l'ultimo concorso che c'è stato, nell'ultimo concorso che c'è stato, la Regione Veneto non ha bandito posti per l'infanzia. Quindi dipende dalle annualità, dipende dalle disponibilità che ci sono nella regione che sceglierai. A volte è il destino a scegliere e non siamo noi, ecco, questo voglio dire. Però non è una scelta irreversibile, sicuramente, perché il titolo rimane sempre abilitante per entrambi gli ordini, il che significa che puoi cominciare dalla primaria e poi, dopo un tot, chiedere la mobilità e passare all'infanzia. Esiste questa possibilità perché esiste un procedimento a cui puoi aderire che si chiama mobilità di ruolo. Ne ho parlato nei diversi video che ho fatto sulla mobilità e poi puoi fare domanda e cambiare ordine scolastico perché comunque la tua abilitazione anche per l'altro ordine ce l'hai se stiamo parlando di primaria infanzia. Quindi non è assolutamente una scelta per la vita, non va vista come una cosa definitiva. Ovviamente diventa più complesso se da primaria infanzia vuoi passare alle secondarie, lì ti serve un'altra laurea. Però tra primaria e infanzia te la puoi giocare. Poi ciao Kate, quanto prende un insegnante alle prime esperienze e dopo? Allora, dipende, nel senso che tecnicamente tra un supplente che comincia oggi e un insegnante a tempo indeterminato che viene assunto oggi, non c'è differenza di stipendio. Vabbè. Lasciate perdere i figli a carico, ok? Eventuali figli a carico, ovviamente se ci sono io supplente e un insegnante a tempo indeterminato che ha 3 figli a carico, ovviamente prenderà di più, ma perché ci sono i figli. Sto parlando di stipendio base, tra un supplente e un docente con 0 anni di esperienza non cambia nulla. Ci sono degli scaglioni di anzianità che sono 0,9, ok? Quindi, il che significa che un docente da 0 anni di servizio a 9 anni di anzianità di servizio vede il suo stipendio inalterato. Dal decimo anno cominciano gli scatti. Poi c'è, mi sembra, dal decimo anno al quindicesimo, insomma ci sono degli scatti d'anzianità. Ma tecnicamente nei primi 9 anni di servizio non cambia niente. E i precari sono allineati agli insegnanti senza anzianità di servizio, quindi non c'è differenza. Quanto prende dipende dall'ordine di scuola a cui ti riferisci. Ti dico tranquillamente che circa quasi più o meno, perché dipende anche dal mese di cui parliamo. Per esempio, febbraio ha delle cifre stellari, da marzo in poi comincia il crollo, però fai una media. Diciamo che alla primaria circa 1450 più o meno, un po' meno di 1500, un po' più di 1400.
dipende, sì, appunto, dipende dai mesi, ma in media è quello. Poi ci sono delle stagionalità nello stipendio dei docenti, per cui, ripeto, da marzo in poi comincia il crollo, a febbraio si raggiungono dei picchi incredibili, a dicembre c'è la tredicesima, quindi sembra di essere ricchi, ma più o meno una cifra te l'ho data. Poi, eccola qui la domanda fondamentale su cui questo video si basa. Ciao Kate, scusami, c'è una normativa che impedisce al docente di sostegno di sostituire il posto comune? Allora, vi andrò a citare i riferimenti della normativa sicuramente perché c'è bisogno. Una cosa però volevo dirla prima. Ovvero, se siete stati docenti di sostegno, vi sarà sicuramente capitato di sostituire il docente curricolare in qualche caso. C'è da dire che esiste una normativa e questa normativa è assolutamente inflessibile perché l'integrazione degli alunni con disabilità è uno dei punti cardine di cui penso l'Italia debba andare fiera. In tutto il mondo, perché se andate a guardare le situazioni degli altri stati per quanto riguarda l'inclusione degli alunni con disabilità certificata, noi siamo avanti anni luce. La normativa è ferrea. Quello che intendo dire io è che bisogna sempre, al di là della normativa, calarsi nel caso di specie. Ci sono delle situazioni in cui si cerca di fare di tutto per favorire l'alunno con disabilità, ci sono delle situazioni in cui è inevitabile per qualche motivo o per qualche altro motivo essere flessibili e qualche volta dover sostituire un docente curricolare. Faccio un'altra premessa che mi viene, cioè una cosa che mi viene spesso detta. Ah, ma io sono docente di sostegno specializzato, mi mandano lo stesso, cioè mi dicono lo stesso di sostituire il docente curricolare quando è assente. Non c'è differenza. La premessa esiste nelle scuole italiane a livelli più o meno gravi la tendenza a fare del docente di sostegno un tappabuchi. Ci sono delle situazioni di cui io sono a conoscenza, grazie a voi che me le scrivete, di bambini con disabilità certificata che vengono lasciati senza insegnante di sostegno, perché l'insegnante di sostegno c'è, ma viene usato, tra virgolette, per tappare buchi di docenti assenti in altre classi. Ok? Ci sono delle situazioni allucinanti in cui, per esempio, i genitori di questi alunni non sanno niente di questo diritto negato ai figli, perché magari sono genitori stranieri e ci si approfitta del fatto che non capiscano l'italiano, sono genitori che non hanno mezzi per qualsiasi altro motivo e ci si approfitta della situazione di fragilità. Ci sono delle situazioni legate a questo nella scuola italiana che fanno venire i brividi. Circolare MIUR numero 4274 del 4 agosto 2009, e scusate se leggo, ma non è che posso imparare a memoria, dice: linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. L'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto di integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto. Sostanzialmente, significa che l'alunno con disabilità certificata ha diritto per legge alla presenza dell'insegnante di sostegno, specialmente se si tratta di una certificazione legge 104/92 articolo 3,3, che è la massima gravità possibile. Non tutte le disabilità sono uguali. Quando si parla di disabilità certificata bisogna scendere nel profondo della normativa e capire se siamo davanti a legge 104/92,1, legge 104/92,3. È diverso. Che cosa cambia? Cambia la gravità della diagnosi. Chi stabilisce questa cosa la stabilisce una commissione medica e non siamo di certo noi. Dicevo, l'alunno con disabilità certificata ha diritto per legge all'insegnante di sostegno, non devono essergli sottratte queste ore, si può fare la sostituzione, ma si deve fare in modo che la sostituzione di un insegnante curricolare non riduca, ok? In qualche maniera la presenza dell'insegnante di sostegno per l'alunno con disabilità, perché in questo modo si comprometterebbe il diritto dell'alunno con disabilità. Esempio, manca
in una classe, ok, facciamo conto che ci sia un'influenza fulminante e manchino sia l'insegnante curricolare che l'insegnante di sostegno. La priorità è trovare una copertura all'alunno con disabilità certificata rispetto che trovare una copertura alla classe, ok? Non c'è insegnante curricolare e non c'è neanche l'insegnante di sostegno e ho un docente a disposizione che possa andare a coprire. Quel docente a disposizione non va a copertura della classe, va prima di tutto a copertura del bambino. Le due cose insieme, cioè gestire tutti, coprire la classe e il bambino con disabilità, si può verificare solo a determinate condizioni che sono dettate prima di tutto dal buon senso. Ci sono delle situazioni in cui non è possibile perché ci sono degli alunni con disabilità che hanno necessità di attenzione esclusiva. Sono dei bambini che hanno bisogno del rapporto uno a uno e tu anche volendo e anche essendo Wonder Woman o Wonder Man non ce la fai ad essere su tutti con la dovuta efficacia. Ci sono invece bambini che hanno un'autonomia tale da poter tollerare per una volta, per un'ora, lì entra in campo il buon senso, da poter tollerare, dicevo, per una volta, per un'ora e mezza, una situazione in cui l'insegnante di sostegno gestisce tutta la classe insieme. Dipende molto dal caso specifico, ma andiamo avanti con quello che dice la normativa. Dice: affinché il docente di sostegno possa supplire, devono verificarsi i seguenti casi. Dice, l'alunno con disabilità deve essere assente. Eh sì, perché di norma, se l'alunno, visto che la priorità è dell'alunno con disabilità, se l'alunno con disabilità è assente, ovviamente l'insegnante di sostegno si prende tutta la classe. Due, eccezionalità del caso, non altrimenti risolvibili. Tale condizione si verificherà dopo che le soluzioni indicate, soluzione con personale, sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione ore eccedenti, non risultino praticabili o sufficienti. Solo in questi casi e nell'impossibilità di convocare supplenti si potrà ricorrere all'insegnante di sostegno. Le note succitate evidenziano come la tutela del diritto allo studio e all'inclusione dell'alunno disabile siano legate al ruolo di insegnante di sostegno che non deve essere demandato alla sostituzione dei colleghi assenti. Questo è un articolo di Orizzonte Scuola che vi linko nell'info box e che vi invito ad andare a leggere più nello specifico, però sostanzialmente è quello che vi ho detto. Di norma la priorità è all'alunno con disabilità. Se proprio non c'è altra soluzione, ripeto, e se si valuta che sia gestibile nello stesso momento, se l'alunno con disabilità è assente, il problema non si pone, l'insegnante di sostegno si prende tranquillamente tutta la classe. Se l'alunno con disabilità è presente, devono essere vagliate prima tutte le altre possibilità. Che significa andare a vedere se c'è qualcun altro che può coprire la classe, andare a vedere se c'è qualcuno che ha ore da recuperare e quindi viene a coprire la classe, eccetera. Se le altre possibilità sono già state vagliate e si valuta che sia gestibile alunno con disabilità e classe intera, ok, insegnante di sostegno copre tutti. Se sono state vagliate tutte le possibilità, quindi non c'è altro personale in quella scuola che possa coprire, si fanno arrivare addirittura anche colleghi da altri plessi a volte. Se invece si valuta che non c'è nessuno di quella scuola o di altri plessi che possa coprire la classe e che non è possibile, non è compatibile per l'insegnante di sostegno gestire tutta la classe intera con l'alunno con disabilità presente, purtroppo la segreteria deve chiamare un supplente. Perché, ripeto, non in tutti i casi un insegnante di sostegno può dedicarsi a tutta la classe e all'alunno con disabilità certificata. Perché ci sono delle situazioni varie di necessità in cui il rapporto deve essere uno a uno. È così. Cioè, il caso di specie è così. Non si può generalizzare. Ci sono dei casi in cui io per prima, tranquillamente, era un'eccezione chiaramente, vagliando prima tutte le ipotesi, mi hanno detto guarda, non c'è altra soluzione, te la senti, si può fare? E io ho detto ok, sì, si può fare, in casi eccezionali si può fare.
ci sono dei casi in cui è completamente incompatibile, perché devi stare uno a uno, altrimenti rischi di mettere in pericolo o tutto il resto della classe perché non guardi, o il bambino, il bambino con disabilità. E questo è il punto. Quindi, insomma, bisogna proprio calarsi nel caso di specie, non generalizzare. Devo dire la verità, io ho sempre avuto esperienze molto positive rispetto a questo. Che cosa si può fare nel caso in cui voi ravvediate un abuso rispetto a questo? Assolutamente potete rifiutarvi. Potete rifiutarvi di... Se avete... se seguite un alunno con disabilità che ha necessità di avere rapporto uno a uno, ha necessità di attenzione continua e non ve la sentite di gestire tutta la classe e lui lei, ditelo, perché poi se succede qualcosa, cioè siete i primi ad andare nei guai, non vi fate obbligare, ok? Altra cosa, mettiamo caso che vagliando tutte le ipotesi voi ve la sentiate e ci sia il caso in cui voi dovete coprire tutta la classe, ma questa cosa si verifica costantemente, cioè sempre, ogni volta che c'è un collega curricolare, di default venite messi su tutta la classe. Ricordatevi che è un caso eccezionale, nel senso che devono prima vagliare tutte le altre possibilità e controllare che non ci sia nessun altro insegnante che può coprire la classe. Se succede ripetutamente, 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 per giorni, per settimane, ricordatevi che esiste uno strumento che si chiama PEI, sul quale si può scrivere tranquillamente, guardate, dal al, non, l'alunno X, l'alunna X, non ha potuto beneficiare del tutto della presenza dell'insegnante di sostegno perché così così. Oppure l'ho segnalata alla famiglia. Dovete andare a fare tipo a puntare il dito sui colleghi, però dite alla famiglia: guardate, per esigenze logistiche, eccetera, eccetera, purtroppo da A è successo questo. Cosa può fare poi la famiglia? Va a bussare alla porta del dirigente e della dirigente e va a dire: guardate, perché comunque, cioè, la legge 104 è una cosa seria. I diritti degli alunni con disabilità in Italia, ripeto, abbiamo un apparato normativo molto forte. Quindi, se una famiglia vuole rivendicare diritti da questo punto di vista, ha tutti gli strumenti per farlo. Se voi non vi sentite forti abbastanza da rivendicare questa cosa per il vostro alunno o vostra alunna, fatelo fare alla famiglia. Loro ne hanno tutti i diritti e le possibilità. E ho sentito di persone che l'hanno fatto. Cioè, hanno segnalato alla famiglia e poi la famiglia è andata dal dirigente e la cosa si è risolta, ok? Cioè, si è appianata e non si è più verificata. Quindi, questo. Insomma, io spero... Ho parlato un sacco, aiuto! Ho parlato un sacco, però spero di aver risposto alla domanda, spero che sia sufficientemente chiaro. Scusatemi se in questo video ho spesso parlato di... classe e alunno con disabilità come se fossero due entità separate. Non era assolutamente mia intenzione differenziare, perché ovviamente, cioè, l'essenza è che l'alunno con disabilità fa parte della classe, altrimenti abbiamo fallito tutti. Però dal punto di vista normativo, ripeto, quando si parla di priorità, l'alunno con disabilità certificata ha una certa priorità e ci sono dei casi specifici in cui non è possibile inglobare e gestire tutto insieme. Non riesco in questo momento, A perché non posso, B perché non voglio, a presentarvi un caso specifico, però li avete presenti tutti, credo, degli esempi in cui non è compatibile. Ok? Quindi niente, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.